Ciao a tutti da Miranda e benvenuti sul mio canale. Dopo un po' di assenza, sarà stato 1 o 2 giorni, ho avuto problemi tecnici di connessione. Come ho scritto sulla community, appunto, mi scuso ancora. Quindi adesso rieccomi, su questa rete, su questo canale, sul mio canale. Quindi un interattivo che è valido da 1 e 3 mesi dal momento in cui lo ascolterete. Nell'attesa sto cercando appunto di attrezzarmi meglio e di fare dei video un pochino più brevi, scusate. Per i consulti privati potete sempre contattarmi agli indirizzi di email in basso in descrizione sotto i video, la pagina di Facebook, e volevo anche dire appunto che faccio pagare uno al pre, diciamo, faccio a coppia il consulti, quindi ne faccio due al prezzo di uno, ecco, volevo dire questo, quindi diciamo un'offerta, una promozione. E volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti e adesso mi devo concentrare sulle carte. Mi raccomando, cliccate la campanellina scura sulla destra quando vi iscrivete per ricevere tutte le notifiche. Quindi mazzetto numero 1, cuore rosso, mazzetto numero 2, cuore giallo, mazzetto numero 3, cuore verde, mazzetto numero 4, cuore blu. Quali saranno le sue prossime mosse? Ho già formato i mazzetti, ovviamente, senza guardare le carte, non so quello che c'è, vi dirò quello che mi sento. Potrebbe anche trattarsi, non so, di notizie anche per il lavoro, amore, lavoro, famiglia. Adesso andiamo a vedere. Quindi, se non l'avete ancora deciso, mettete il video in pausa. Inizio dal cuore rosso. Le sue prossime mosse quali saranno? Appunto, questa persona è distante da voi, si è trasferita, adesso non è più con voi, nel senso che potrebbe anche, diciamo, non li ha contattati, ecco, in questo periodo, magari trattasi di qualche settimana, sicuramente 2 o 3 settimane che magari non vi sentite, oppure vi siete già sentiti, sono sempre stese generiche. Questa persona si è trasferita, è lontano perché ha cambiato casa, probabilmente ha a che fare, magari anche con un suo familiare avrà qualche problema, perché ci vedo la casa. E diciamo che quali saranno le sue prossime mosse? Che succederà per fatalità qualcosa che tu adesso non ti aspetti? Succederà appunto un suo ricontatto, ma quando meno te lo aspetterai, per fatalità. Quindi magari potrebbe passare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, magari un po' di più, però il contatto ci sarà perché è uscita appunto la carta della fatalità. Adesso andiamo a vedere cosa ti consigliano gli angeli e poi i segni zodiacali. Quindi qui in questo mazzetto, sì, ci vedo, diciamo, amore, ma potrebbe anche esserci qualcosa che riguarda la famiglia che magari potresti avere lontano, lontano. Oppure un lavoro, magari un lavoro lontano, ecco, andrete a fare un lavoro lontano, qualcosa che succederà per fatalità e ci sarà qualche contatto, un contatto da questa persona. Quindi le sue prossime mosse saranno queste. Vi risentirete o vi sentirete con questa persona per quanto riguarda appunto la famiglia o il lavoro. Dipende da te. Dipende da te, dipende da te se vorrai accettare questa cosa, se vorrai appunto riaccogliere nella tua vita la persona che magari adesso è lontano da te, sia per trasferimento appunto di casa, di famiglia, ma qua ci vedo appunto sì un allontanamento. E quindi diciamo dipende da te, gli angeli ti consigliano appunto ascolta il tuo cuore. E quella è la risposta giusta. Qui ci vedo segno Cancro, Scorpione, Acquario, Vergine, Capricorno, Leone e anche gli altri due segni, Ariete, Sagittario ed altri due segni di fuoco. E questo è il mazzetto numero 1, rosso, amore, giallo, gelosia, amicizie. Andiamo a vedere di cosa trattasi. Quindi, la carta dell'isolamento, questa persona o te che stai ascoltando, si è isolata perché? Perché ha avuto delle perdite, perdite economiche, perdite secondo me d'amore. Qui mi parla di perdita d'amore, quindi quali saranno le sue mosse? Che vi ricontatterà? Perché ritornerà nella vostra vita, ci vedo l'amore, è uscita la carta dell'amore. Quindi uno dei due, magari sei te che farai le prime mosse, lui o lei, ecco.
è uscita la carta dell'amore, per cui qua ci vedo un ricontattarsi, quindi dei messaggi, ecco, un riunirsi, una riappacificazione, oppure potrebbe esserci magari l'arrivo di un nuovo amore. E quindi saranno le mosse di questa nuova persona che conoscerete. Però qui io ci vedo appunto la ripresa di una relazione, ecco, dopo questo periodo di stand-by, di isolamento. Adesso sicuramente siete molto sofferenti, se non soffrirete dopo, però vi vedo già sofferenti, molto sofferenti. Avete avuto appunto queste parole. Cosa vi dicono gli angeli? Guarigione, è come vi ho detto prima, appunto, uscirete da questo periodo di isolamento, di depressione, di sofferenza per guarire con il vostro grande amore. Quindi questa stesa, questo mazzetto mi parla solo di amore. Qui ci vedo i segni pesci, bilancia e gemelli, quindi pesci, i segni doppi, scusate, il toro e il cancro. O avere la luna l'ascendente in uno di questi segni. Se non ho elencato i segni giusti, contattatemi privatamente perché sono stese generiche. Cuore verde. Cuore verde. La carta dello specchio magico. Molta fortuna in questa relazione, però io qui ci vedo anche lavoro. Ci vedo lavoro per un progetto lavorativo che state aspettando. State aspettando delle proposte lavorative che avranno successo o avrà molto successo questa proposta lavorativa. E state sognando, state pensando, e siete un po' più, molto, non un po', molto, ma molto pensierosi. Ma questo lavoro, allora, o è distante da voi, nel senso che ancora non è arrivato, oppure sarà un lavoro a distanza, distante, lontano da voi, senza magari viaggiare, magari un lavoro da fare online. Però dovete accettare, secondo me, questo lavoro. Adesso andiamo a vedere cosa vi consigliano gli angeli, perché vi porterà tantissima fortuna. Qui ci vedo. Prima andiamo a vedere cosa vi consigliano gli angeli. Un anno da oggi, secondo gli angeli, tutto questo succederà un anno da oggi per avere appunto, diciamo, iniziare questo nuovo progetto lavorativo e che i vostri sogni si realizzino. Quindi qua ci vedo più lavoro. Ecco, quindi quali saranno le sue prossime mosse? Le sue prossime mosse dal vostro datore di lavoro saranno che vi proporrà una bella opportunità lavorativa. Perché? Ma diciamo una persona che abita lontano da voi, distante da voi, oppure potrebbe essere anche una relazione d'amore che è distante, una relazione a distanza, la persona è distante e quindi questa relazione avrà successo che la state tanto desiderando e sognando. Qui ci vedo il segno Sagittario, Vergine o avere l'ascendente o la luna in uno di questi segni, Bilancia, Ariete e Pesci. Andiamo a vedere il cuore azzurro. Cuore azzurro, da carta della tranquillità. Diciamo che se si tratta di relazioni, qui ci vedo già un tribunale, avrete un'udienza in tribunale, magari per quanto riguarda i figli, un affidamento, appunto. E la carta della chiaroveggenza ci dice che voi vi sentite proprio le cose, siete delle persone molto sensitive, chiaroveggenti, eh? E quindi c'è con la carta della tranquillità questa relazione. E diciamo questa sentenza, questo appunto, che cosa, quali saranno le sue prossime mosse? Saranno che vi avviserà per quest'udienza. Potreste avere un avviso di quest'udienza per andare in tribunale, per poi stare meglio dopo questo affidamento, questo patto che farete con questa persona, oppure potrebbe trattarsi anche magari per quanto riguarda il lavoro. Però qui ci vedo più un mettersi d'accordo con una persona che magari ha dei figli e quindi deve fare questo divorzio. Si deve separare oppure si deve separare da una persona per ritornare con voi. Comunque la relazione andrà in porto perché è uscita la carta della tranquillità, quindi diciamo relazione serena. E quindi le sue prossime mosse saranno che ti ricontatterà, avrete un contatto per un'udienza per poi magari rivedervi in tribunale oppure rivedere la persona dopo quest'udienza. Per stabilire, diciamo, portare avanti ancora la relazione in maniera più serena. E voi siete persone molto sensitive. Gli angeli che cosa ti consigliano? Grandi cambiamenti felici, perché appunto
C'è la carta della tranquillità, quindi starete bene dopo questi cambiamenti felici. Carta della tranquillità, e quindi abbiate fede, fidatevi. Qui ci posso vedere i segni, dunque, gemelli, bilancia, pesci, toro e cancro, o avere la luna o l'ascendente in uno di questi segni. Io spero che questo interattivo, come al solito, vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale cliccando la campanellina scura sulla destra e vi aspetto anche per i consulti privati. Prenotatevi e alla prossima, al prossimo video, e spero di non avere problemi tecnici in questi giorni. Buon fine settimana o buon inizio di settimana a tutti da Miranda. E quando avrò raggiunto i 5.000 iscritti, invece potrò fare appunto il famoso concorso che mi iscriverà, le prime tre persone che mi iscriveranno avranno un consulto gratuito, personalizzato, completo come quello che faccio privatamente. E alla prossima, ciao a tutti da Miranda, un salutone grande grande.